Roberto Breda, quanto ti sei dovuto arrampicare sugli specchi in questa settimana? Ma io parto sempre da una mia convinzione, che uno non deve trovare alibi e deve trasformare ogni situazione in positività. In che senso? Non hai lavorato bene questa settimana con tranquillità, sapendo che c'è qualcosa di, insomma, che abbiamo dovuto lavorare su dei concetti magari un attimino diversi, però senza tanti problemi. Poi dopo il gruppo è competitivo, l'ho dimostrato sempre e sono convinto che lo dimostrerà anche assieme. Il concetto diverso cosa vuol dire? Anche un eventuale cambio di modulo o nello stesso modulo atteggiamento diverso in virtù dei giocatori che sarai, tra virgolette, costretto ad utilizzare? Sì, no, il modulo rimane quello perché alla fine dobbiamo lavorare su un'idea che abbiamo già. Poi con le caratteristiche dei giocatori andiamo a, magari a cambiare qualche cosina, però senza tanti pensieri, senza tanti problemi, partendo dal presupposto che sui principi e i concetti che comandano più che i moduli. Possibile l'esordio di Chiara domani? Vediamo, non ho mai detto niente su tante cose, quindi rimango da quel punto di vista, anche perché in ogni caso c'è ancora un giorno per decidere, prima di dire cose voglio un attimino pensare con calma. Il Siena quanto è forte? Molto forte, è il miglior attacco del campionato, una squadra che se non avesse la penalizzazione avrebbe una classifica ancora diversa, però il nostro spirito è quello che ci ha fatto affrontare ogni partita, in casa e fuori casa, con umiltà ma anche con l'idea di poter far bene. Aver fatto bene su campi come Pescara e Palermo possono essere uno stimolo più, un presupposto utile in più in chiave emotiva per affrontare questa trasferta? Beh, quelle partite hanno dimostrato che il gruppo ci crede sempre, a prescindere dall'avversario. Però sappiamo che poi non è che basta questo, bisogna affiancarci una prestazione importante e superlativa, come è stato a Pescara e a Palermo. Il nostro desiderio è questo, di fare una prestazione importante e dopo vediamo come va. Mi sarebbe vissuto queste due sconfitte con un trasporto emotivo molto forte, lo ha rintracciato anche nella squadra, nel lavoro settimanale? No, giustamente forte, perché io, no, a me non piace, ma a nessuno che questo mestiere piace perdere, però l'emotività è una cosa e poi la razionalità nel preparare gli allenamenti, la partita e il successivo match è un'altra, e la squadra da questo punto di vista deve avere il desiderio di riproporsi con un risultato positivo dopo due negativi, però sempre facendo le cose giuste. E sul fronte formazione del Siena loro fanno un 3-4-3 abbastanza mascherato, perché poi Rosina è un giocatore che viene spesso centralmente e in assenza di D'Agostino diventa anche una sorta di regista offensivo. È stato studiato un trattamento particolare per questo giocatore? Certamente è un ragazzo che ha bisogno di attenzioni, però loro non è che fanno solo un modulo, cambiano spesso, fanno anche 3-5-2, fanno anche 4-3-3, 4-3-1-2, quindi l'idea è quella di leggere situazioni di volta in volta e modellarsi su quelle, mantenendo inalterata la nostra identità di gioco. Però insomma, poi logico che ci sono dei giocatori che hanno bisogno di un'occhiata attenzione più, come Rosina. Con Rosselli al posto di Paolucci perdono in peso, guadagnano in velocità, è una cosa che spaventa paradossalmente, perché poi ha meno esperienza, però per caratteristiche dei difensori della Dina magari è più pericoloso rispetto a Paolucci. Ma noi abbiamo dimostrato che non è un problema di avversari, ma è sempre un nostro discorso di preparazione e atteggiamento, perché appunto tornando a Palermo, a Pescara, avevano tutti quanti anche attaccati veloci, perché Nandez, Ragusa o chi per loro, Cutolo, sono tutti gente di gamba, quindi si tratta sempre poi dell'interpretazione che diamo con la squadra. Grazie.